bella gente, welcome back on Trip to Me. Benvenuti nella terra dei Mercedes. Wow, wow. Welcome to Berlino. In questo viaggio vi porto nella capitale della Repubblica Federale di Germania. Inutile negarlo, nel XX secolo Berlino è stata tristemente famosa per i suoi trascorsi storici. La venuta del Terzo Reich, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, la costruzione del famoso muro che divideva la parte ovest della città dalla parte est. Ma anche la caduta del muro il 9 novembre 1989, data emblematica che segnò non solo la rimozione del muro di Berlino, ma da lì a poco la capitolazione dell'intera Unione Sovietica. Ma veniamo ad oggi. Berlino è una città eclettica, stravagante, decisamente liberale ed è anche ritenuta da molti la capitale europea degli artisti. Siamo a Warschaustrasse. Di dirlo. Est. No, riguardi. Ah, tutto. Lei è Ani, una cara amica fotografa che vive a Berlino da 5 anni e che in questi giorni mi accompagnerà in giro per la città. Ai Side Gallery, dove c'è il più lungo pezzo di mure. Il mure. Fantastica sta ragazza, la adoro. A Berlino ovviamente è doverosa una passeggiata lungo il muro e ormai è diventata un museo di street art dove artisti da tutto il mondo sono venuti, vengono e continuano a venire a lasciare la propria firma, il proprio autografo su quello che è un vero e proprio pezzo di storia non solamente della città di Berlino ma di tutta l'Europa. E si trovano delle immagini che sono veramente uniche, solo qua. In questo quartiere, per la prima volta da quando sono qui, ho davvero respirato quello spirito berlinese, lo spirito eclettico per eccellenza, dove si vedono le cose più strane. Servizi fotografici fatti a donne bambola, vestite da suora in latex, cose molto particolari che credo che forse solo a Berlino e magari a Londra si riescono a vedere, ma più probabilmente a Berlino. Ah, dobbiamo dare un nome a questo ponte. Obenbrücken. Obenbaumbrücken. Obenbaumbrücken, che tra l'altro è anche stato molte volte un set cinematografico di pellicole famosissime, ma anche di serie TV come Homeland, per esempio. La piazza dove vendono le automobili. Treno. Il tempo cambia molto velocemente. Piove e ci stiamo per mezzare, quindi andare a correre. Ci sia un treno. Ok, pronta? Vai. Ci siamo, vai. Yeah! Mortacci tua! Se me lo dicevano dovevo venire a nuoto a Berlino. Ma attrezziamo, almeno con due braccioli. Pista ciclabile! È rosso! No, merda! Fateci andare! Non mi rimane che dire welcome to Berlino! Andiamo, andiamo! Andiamo! Vai, 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 vai! Pozzanghera, pozzanghera, pozzanghera! Devo dare il pistolo di vacca! Sì, sì! Treno.